La delicata vicenda del sacerdote ricattato, importante decisione del GIP nelle scorse ore, sono stati scarcerati due cittadini rumeni arrestati sabato con l'accusa di tentata estorsione. Ai due il giudice avrebbe concesso gli arresti domiciliari. Se guardando i cantieri milanesi emerge un po' di preoccupazione per i ritardi, in provincia di Pavia invece i lavori programmati per Expo 2015 sono già al punto di arrivo. Un convegno evento stamane ha fatto il punto sullo stato degli interventi. Importante decisione della giunta odierna a Voghera, la viabilità nel centro storico cittadino sarà più snella grazie alle ultime novità. Tra poco ve le anticipiamo. Era alla guida ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, aveva causato un incidente vicino a Binasco, fuggendo senza prestare soccorso. Dal tribunale di Pavia l'uomo è stato condannato a un anno di carcere e a 2.000 euro di multa. Circa 900 minori coinvolti per un totale di 577 famiglie, un progetto evento celebrato oggi in provincia di Pavia che ha consentito a tantissimi minori stranieri di inserirsi nella scuola scegliendo il proprio percorso. Mercoledì 25 giugno, buonasera, bentornati a Pavia Italia. Lo avete sentito nel nostro sommario sulla delicata vicenda del sacerdote ricattato. Importanti novità nelle scorse ore. La decisione è arrivata nelle scorse ore. Sono stati scarcerati i due cittadini rumeni arrestati sabato all'interno della curia di Vigevano mentre stavano per ricevere una valigetta contenente 250.000 euro. Ai due il giudice per le indagini preliminari ha concesso gli arresti domiciliari. L'accusa nei loro confronti riguarderebbe un'attentata estorsione verso un sacerdote di Garlasco. Soldi in cambio del silenzio su presunte telefonate compromettenti con padre Gregorio Vitali, rettore del santuario della Bozzola di Garlasco. Ad arrestare la coppia di rumeni erano stati alcuni carabinieri travestiti da sacerdoti. L'avvocato della difesa aveva chiesto nelle scorse ore la scarcerazione o l'applicazione di una misura meno pesante rispetto alla detenzione in carcere. La decisione del GIP è stata appunto quella di concedere gli arresti domiciliari. In attesa di conoscere le motivazioni, il prossimo passo sarà l'interrogatorio dei due rumeni davanti al pubblico ministero. Nelle scorse ore un importante comunicato da parte del Vescovo di Vigevano, Monsignor Maurizio Gervasoni, vi proponiamo alcuni estratti. Carissime e carissimi vigevanesi, in questi giorni di trepida attesa ed intensa preghiera per l'ordinazione presbiterale di tre figli di questa chiesa prevista per il giorno 28 giugno, alcuni eventi tristi e dolorosi hanno riempito il nostro cuore. Le vicende hanno portato al fermo di due persone accusate di estorsione nei confronti di un sacerdote molto noto e stimato nella nostra diocesi. I dettagli di questa vicenda svelano uno sfondo di debolezza e di fragilità umane che mal si addicono alla figura testimoniale del cristiano e del prete e gettano un'oscura ombra sulla comunità cristiana tutta. Ad aumentare il dolore è la considerazione del luogo coinvolto in questi fatti, ossia il venerato santuario della Madonna della Bozzola, tanto caro al cuore dei vigevanesi, e la persona che da molti anni ha contribuito a fare di quel santuario un luogo di preghiera e di speranza per moltissime persone. Ho deciso allora di rivolgermi a voi, con tanta semplicità e umiltà, ma anche con tanta accuratezza. Non possiamo illuderci di avere una vita in cui il peccato e il male fatti da noi uomini non ci siano. La Madonna della Bozzola è colei che accoglie molte persone che vivono nel dolore. È madre di misericordia e di sapienza. Accolga sotto il suo manto tutti noi, aiuti la nostra conversione del cuore. E cambiando argomento, un'altra importante novità è arrivata nelle scorse ore da Regione Lombardia e riguarda l'autostrada, il progetto dell'autostrada Broni-Mortara. L'autostrada Broni-Mortara è una priorità per Regione Lombardia. Dopo settimane in cui si vociferava di tentennamenti dal Pirellone sulla realizzazione del progetto, è direttamente l'assessore alle infrastrutture Alberto Cavalli a sgombrare il campo dai dubbi e ricollocare la Broni-Mortara al centro della programmazione regionale. Lo fa scrivendo una lettera pubblicata oggi dal settimanale La Lomellina, in cui puntualizza che l'autostrada è confermata come infrastruttura primaria per la Lombardia. Cavalli è quindi aggiornato sull'iter di autorizzazione dell'opera, precisando che si attende una mossa dal Ministero
lavoro per chiedere integrazione allo studio di impatto ambientale che la Sabrom, società incaricata della realizzazione, dovrà produrre una volta arrivata la richiesta ufficiale. La lettera si conclude ricordando che la Broni Mortara è un progetto che è stato portato avanti attraverso più amministrazioni, un'opera strategica presente negli atti della programmazione regionale da tempo ed evidentemente, scrive Cavalli, non viene influenzata dal colore politico delle amministrazioni pubbliche, comunali, provinciali e regionali, ma viene comunque promossa perché mira alla competitività del sistema economico e complessivamente al miglioramento della mobilità e dei trasporti sul territorio regionale. Era alla guida ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, causò un incidente nei pressi di Binasco senza prestare soccorso. È arrivata nelle scorse ore una sentenza su questa vicenda. Era alla guida ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e aveva causato un incidente sulla provinciale 139 vicino a Binasco, nel Milanese. Sorin Miali, 32 anni, di origine romena ma domiciliato a Perego, in provincia di Lecco, aveva travolto un 44enne pavese insieme alla sua scooter ed era poi fuggito senza prestare soccorso. Il 32enne era stato poi identificato grazie alla targa della sua auto ed era finito a processo a Pavia per guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e anche per lesioni personali colpose. Il 44enne investito, finito poi in ospedale, aveva infatti sporto denuncia. Miali è stato ritenuto colpevole di tutti i reati che gli erano stati contestati ed è stato condannato ad un anno di carcere e a 2.000 euro di multa. Fortunatamente l'incidente non era stato grave, ma viste le condizioni del 32enne e la guida dell'auto sarebbe potuto finire molto peggio. Il giudice, nel pronunciare la sentenza, ha stabilito anche la sospensione della patente di Miali per 2 anni. E con le prossime immagini andiamo a Mortara. Un incidente si è verificato nel pomeriggio poco dopo le 14 nella zona di via Balduzzi. State vedendo le immagini girate sul posto. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un investimento ciclista da parte di un'auto. Il ciclista sarebbe un ragazzo di 14 anni trasportato all'ospedale di Vigevano. Per lui ferite alla testa e una gamba. Fortunatamente le ferite riportate dal ragazzo non sarebbero di grave entità. Sul posto per i necessari rilievi gli agenti di polizia locale di Mortara. Tempestivo l'intervento sul posto del personale medico del 118 che hanno trasportato il ciclista 14enne ferito durante il sinistro presso l'ospedale di Vigevano. Lo ripetiamo, l'incidente è avvenuto a Mortara poco dopo le 14 di oggi. Ad avere la peggio un ragazzo di 14 anni in sella alla sua bicicletta. Fortunatamente le ferite riportate non sarebbero di grave entità. E con la cronaca andiamo a Vigevano, l'ennesimo episodio di maltrattamenti su una donna. Maltrattamenti fisici e psicologici contro la convivente, offese e botte che erano iniziate nel marzo 2014 e proseguite quando la donna, quarantenne vigevanese, aveva deciso di lasciarlo dopo aver scoperto la relazione parallela vissuta dal compagno barista 38enne africano. In quell'occasione lui, invitato dalla fidanzata ad abbandonare l'appartamento che condividevano, aveva reagito con violenza, spintonandola e provocando le lesioni. La quarantenne, disoccupata e nubile dopo l'ennesimo episodio di violenza, aveva segnalato il fatto al 112 e oggi, a seguito di un'attività di indagine da parte dei carabinieri del locale comando stazione, è scattata la denuncia per il barista incensurato, deferito in stato di libertà per il reato di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, a seguito di accertamenti, sono emersi altri particolari che hanno aggravato la posizione dell'uomo. Il 38enne, tra le altre cose, aveva costretto l'allora fidanzata ad avere rapporti sessuali non protetti, nonostante fosse a conoscenza di aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile. Totalmente all'oscuro di ciò, la donna ha dichiarato di aver scoperto della malattia solo dopo la lite, quando il rapporto tra i due si è interrotto per la nuova relazione del 38enne. Una segnalazione che arriva da Pavia ha imboccato la tangenziale ovest contro mano e ha percorso qualche centinaio di metri nella direzione sbagliata prima di rendersi conto dell'errore. È accaduto in mattinata. Una donna che era alla guida di una Fiat Panda arrivava da Borgarello e doveva entrare in tangenziale all'altezza di Viale Brambilla, nello stesso punto in cui qualche mese fa si era verificato un incidente in cui era morta una giovane ragazza. Questa macchina ha percorso qualche centinaio di metri nella direzione sbagliata, gli altri automobilisti hanno dato l'allarme. La segnalazione, lo ripeto, arriva da Pavia, zona tangenziale ovest. In tema di viabilità c'è un'importante novità delle ultime ore che arriva da Voghera. Viabilità più snella nel centro storico di Voghera con la riapertura al traffico di via Gallini e di un passaggio pedonale tra piazza Fratelli Bandiera e piazza Cesare Battisti, dove hanno sede tra l'altro gli uffici finanziari del comune.
La parte ovest della zona traffico limitato in via Emilia si accorcia così di alcune decine di metri, in modo che chi proviene da piazza Meardi potrà proseguire oltre piazza San Rocco e svoltare a sinistra in via Gallini per raggiungere il parcheggio di piazza Fratelli Bandiera. Da lì a piedi sarà possibile, una volta conclusi i lavori al collegamento pedonale con piazza Battisti, accedere al centro senza tortuosi percorsi, è quanto deciso dalla giunta comunale questo pomeriggio. In questo modo, ha sottolineato l'assessore alla viabilità Carbone, incentiveremo le persone a frequentare il centro cittadino. Torniamo a Pavia con le prossime immagini. Si terrà il 1° luglio allo Ster di Pavia il tavolo per discutere del futuro del consorzio agrario. Alla riunione si siederanno anche i vertici del consorzio di Piacenza, interessato all'acquisto del polo di strada Bellingera, oltre ai rappresentanti di regione, provincia e comune. Nel frattempo arrivano buone notizie per i 26 lavoratori del consorzio pavese. Il commissario governativo San Lorenzo ha annunciato nelle scorse ore di aver ritirato i licenziamenti scattati ormai 3 mesi fa. Quindi il commissario ha annunciato di aver ritirato i licenziamenti scattati 3 mesi fa e il prossimo martedì si terrà un importante incontro. A che punto sono gli interventi e i lavori nel nostro territorio in vista di Expo 2015? Vediamo servizio. Se guardando i cantieri milanesi emerge un po' di preoccupazione per i ritardi, in provincia di Pavia invece i lavori programmati per Expo sono già al punto di arrivo. Nel convegno organizzato per fare punto sugli interventi finanziati da Unione Europea e Regione Lombardia sul nostro territorio, province e comuni hanno potuto mettere sul piatto una lunga serie di interventi già ultimati. Al castello di Pavia il restauro del secondo piano delle ali ovest e sud-ovest, il recupero del sottotetto e la ciclabile lungo le mura. Ancora a Pavia le ciclabili nei pressi del Ticino in via Francana, Costa Carolignana e frazione Sora, il nuovo chiostro adiacente alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, a Belgioioso e Bereguardo i restauri dei rispettivi castelli, a Monticelli Pavese l'area attrezzata per il cicloturismo, a Vigevano il restauro dell'Aranza del Museo del Tesoro del Duomo, l'introduzione del percorso turistico dedicato a Mastro Nardi, il restauro in castello delle ex prigioni, della strada coperta e della Torre del Bramante, nonché alcuni interventi per itinerari all'interno del Parco del Ticino. Vigevano si è preparata in questi anni ad Expo, ha cercato di fare il massimo per preparare i suoi gioielli e il nostro gioiello è il castello. A questo punto si lavora per il futuro da settembre sotto con la preparazione di alcune mostre e alcuni eventi molto importanti. Altri lavori sono previsti a conclusione entro settembre 2014, come la ciclovia del Po e gli itinerari previsti a Chignolo, Zerbolò e Spessa. Manca davvero poco per l'ultimazione del programma di lavori previsto per Expo. Nel 2007 Regione Lombardia ha finanziato il nostro piano integrato d'area con un valore pari a 3 milioni di euro. Il cofinanziamento del territorio è pari a oltre 5 milioni di euro per un costo totale dell'intervento di 9 milioni di euro. La riqualificazione del castello di Pavia, del castello di Belgioioso, del castello di Bereguardo e del castello di Vigevano sono momenti fondamentali che possono sicuramente creare un indotto e un'offerta interessante per un turista di Expo 2015. E adesso una vicenda di cronaca che ha davvero dell'incredibile, che ci porta a Vigevano. Nella loro rete erano caduti diversi commercianti di vari comuni del nord Italia, ma come i due truffatori hanno messo piede a Vigevano sono stati smascherati dalla polizia locale e allontanati dalla città ducale, dove non potranno tornare per almeno 3 anni. Si tratta di due cittadini napoletani di 40 e 44 anni che con un badge sulla giacca spillavano soldi ai negozianti fingendosi parte di un'associazione benefica che raccoglie fondi in favore di ragazzi in difficoltà. Storiella che aveva convinto diversi commercianti che generosamente avevano lasciato alla coppia di napoletani qualche banconota dietro rilascio di ricevuta. Cifre che arrivavano a toccare anche i 50 euro e che poi probabilmente finivano nelle tasche dei truffatori. Truffatori che evidentemente pensavano di ricavare qualche soldo anche a Vigevano, obiettivo non riuscito. Innanzitutto perché nessun commerciante vigevanese si è lasciato convincere a dar loro offerte. In ogni caso, dopo qualche tentativo, sono stati pizzicati dagli agenti di polizia locale che si trovavano in centro proprio per un servizio contro le truffe. Gli operatori del commissario capo Gianluca Mirabelli hanno notato la coppia sospetta che è stata fermata e controllata. A seguito di accertamenti è emerso che i due hanno a loro carico diversi precedenti per spaccio, falso in scrittura privata, furto e favoreggiamento. Uno inoltre custodiva all'interno del borsello un taglierino senza giustificato motivo, per questo è stato denunciato. Dalle verifiche seguenti è risultato che i due facevano realmente parte di quell'associazione di beneficenza, ma solo fino a qualche anno fa. Avevano dunque mantenuto logo e nome da pubblicare su badge e bigliettini da visita per rendere più credibile il loro raggiro.
E con le immagini rimaniamo a Vigevano con un importante intervento da parte dei carabinieri. Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile che hanno denunciato per il reato di atti osceni un pensionato residente a Gambarana, classe 1946, a seguito di alcune segnalazioni pervenute. Gli operanti tempestivamente sono intervenuti in mattinata a Vigevano, dove hanno sorpreso il prevenuto in località denominata Sayonara, intento a compiere alcuni atti osceni. In particolare, il pensionato veniva colto mentre esibiva e manipolava i propri genitali incuranti della presenza di una 47enne vigevanese e di altre persone presenti in tale località. E adesso a Landriano torniamo a occuparci della vicenda dei lavoratori di una legatoria di Landriano. Ci sono novità positive all'orizzonte. Arrivano segnali positivi per i 48 lavoratori della legatoria in service di Landriano. Gli operai 5 giorni fa avevano organizzato un picchetto davanti ai cancelli dell'azienda per chiedere il pagamento degli stipendi degli ultimi 2 mesi e maggiore chiarezza sui contratti stipulati con gli addetti dei vari reparti. Oggi i sindacati hanno incontrato un rappresentante della legatoria e il capo del personale della cooperativa che gestisce gli operai, la Servizi Multilavoro di Caravaggio. Sul tavolo una decina di punti chiesti dalle sigle sindacali per rassicurare i lavoratori, l'applicazione del contratto nazionale di lavoro, la ristrutturazione delle buste paga e una maggiore equità nel turnover per i lavoratori, richieste accettate dall'azienda, che ha poi assicurato il pagamento entro il fine settimana di uno dei 2 stipendi arretrati. Tra una decina di giorni dovrebbe poi venire organizzata l'assemblea dei soci della cooperativa Servizi Multilavoro, nel corso della quale verranno stabiliti in maniera definitiva gli orari di lavoro dei vari reparti. Un accordo soddisfacente, commenta Marco Villani dei Cobas, tuttavia manterremo alta l'attenzione anche nelle prossime settimane per evitare il ripetersi di situazioni irregolari come già accaduto in passato. E con le immagini dall'Andriano andiamo a Pavia. Un episodio violento si è verificato ieri attorno alle 23.30 nei pressi di un bar. Siamo nella zona del rione Scala a Pavia. Stando alle prime informazioni si sarebbe verificata appunto un'aggressione, ad avere la peggio un cittadino 36enne trasportato al Policlinico San Matteo. L'uomo avrebbe riportato un trauma al volto. Fortunatamente le ferite riportate non sarebbero di grave entità. Lo ripetiamo, nei pressi di un bar del rione Scala a Pavia la segnalazione di un episodio violento, un'aggressione attorno alle 23.30 di ieri. E adesso sentite la storia di questo cittadino arrestato per rapina a Vigevano nel 2010, torna ora in libertà, sentiamo perché. Era stato condannato a scontare una pena di 5 anni di reclusione. Nelle scorse ore, colui che era stato dichiarato uno dei responsabili di una rapina avvenuta in centro a Vigevano ha ottenuto l'istanza di scarcerazione da parte del Tribunale di Brescia. Il giovane, residente a Lusciano nel Casertano, si era sempre dichiarato innocente e nelle scorse ore i suoi avvocati hanno dimostrato la sua estraneità alla vicenda. I fatti risalgono al marzo 2010, quando 3 individui avevano fatto irruzione all'interno di una nota gioielleria in via del Popolo a Vigevano. I malviventi, dopo aver minacciato con una pistola il titolare e la moglie, erano fuggiti con un bottino di oltre 100.000 euro. Per questo episodio il Tribunale di Brescia aveva condannato, tra gli altri, anche il giovane originario del Casertano. Una pena di 5 anni di reclusione che era stata confermata anche in appello nel maggio 2012. La svolta è arrivata grazie ad un procedimento impugnato dai legali dell'imputato, i quali sarebbero riusciti a dimostrare la sua innocenza. Torniamo a Pavia con la segnalazione di un episodio di cronaca. Hanno forzato la mascherina del self-service e aspirato le banconote che vi erano all'interno. Il colpo è stato messo a segno la scorsa notte al distributore Erg di via Riviera a Pavia. All'interno della colonnina nella quale si inseriscono le banconote per il rifornimento di carburante c'erano 650 euro. I ladri, lo ripetiamo, hanno forzato la colonnina del self-service ed hanno estratto i soldi. Bottino 650 euro, un colpo notturno avvenuto in questo distributore, qui state vedendo appunto immagini di repertorio, in via Riviera a Pavia. E un importante arresto dei carabinieri ci porta nella zona di Magherno. È stato fermato all'uscita del casello di Stradella per un normale controllo, ma all'interno della sua auto i carabinieri hanno trovato un panetto da 1 chilo di marijuana. Il maxi sequestro dei militari del comando provinciale è scattato nella tarda serata di ieri. Gli uomini dell'arma da tempo tenevano d'occhio la tratta Milano-Stradella per intercettare i corrieri che trasportano la droga nel nostro territorio. A finire in manette un 47enne residente a Borgarello ma domiciliato a Magherno, Giuseppe Carruba, pluripregiudicato e disoccupato. Ai militari l'uomo ha addirittura provato a spiegare che il panetto era stato abbandonato da uno spacciatore
ambasciatore al quale aveva dato un passaggio, una scusa che evidentemente non ha retto. Il 47enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e in un primo momento destinato ai domiciliari nella direttissima di questo pomeriggio, però il giudice ha stabilito che l'uomo dovesse andare in carcere in attesa della prima udienza del processo prevista nelle prossime settimane. C'è molta cronaca nel TG di questa sera, con le prossime immagini andiamo a Mortara, dove i carabinieri del locale comando stazione hanno denunciato per il reato di tentata rapina un cittadino rumeno, una cittadina rumena classe 1986, veniva individuata e identificata come l'autrice di una tentata rapina compiuta ai danni di una 64enne infermiera di Mortara, nel tentativo di permettere una seconda complice da sportare le collie in oro che indossava, l'aveva distratta e successivamente si era data alla fuga. Grazie alla descrizione della denunciante, i militari sono riusciti a risalire alla malvivente. E da Mortara torniamo a Vigevano, dove in anteprima vi mostriamo i lavori di restauro nella zona della prigione del castello. Un luogo che mai era stato aperto al pubblico e che ora si appresta a diventare una sede di mostre ed esposizioni. A margine del convegno sui lavori finanziati da Regione ed Unione Europea in vista di Expo sono caduti i veli sulle prigioni del castello di Vigevano, appena restaurate proprio grazie a questo progetto. Mancano pochi ritocchi ancora prima dell'inaugurazione ufficiale, ma già è possibile cogliere la suggestione di questi locali incastrati fra i due livelli della strada coperta e che fino a inizio Novecento ospitavano i detenuti militari. Si tratta di ambienti che sono stati utilizzati presumibilmente dal 6-700 fino ai primi del Novecento come prigioni. Il restauro magari lascerà un po' stupiti, però è proprio stato anche guidato dalla soprintendenza con l'obiettivo di lasciare un'atmosfera suggestiva a questi ambienti. Infatti vi appariranno anche sporchi, però insomma la sensazione che si voleva dare ai visitatori, agli utenti, era proprio questa di ambienti che erano utilizzati come prigioni. In alcune stanze vedrete anche delle incisioni sulle mattonelle di cotto con le firme dei carcerati, i nomi, delle date. Da completare il restauro dell'ultima sala e il sistema di illuminazione, ma per la fine dei lavori manca ormai davvero poco. I carabinieri di Vigevano hanno arrestato una collaboratrice domestica, 44enne residente a Novara. La donna deve scontare 6 mesi di reclusione per il reato di insolvenza fraudolenta commessa nel 2007. È stata rintracciata a Vigevano presso un'abitazione dove svolge mansione di collaboratrice domestica. Si trova ora al carcere dei Piccolini. La prossima storia è davvero particolare, ci porta a Voghera. Beccati a imbrattare muri e serrande, per evitare la denuncia ripuliscono tutto e il ristoratore, preso di mira, gli offre pure il pranzo. La singolare vicenda è accaduta a Voghera nella sera di lunedì, quando un gruppo di giovani writers armati di bombolette se l'è presa con la saracinesca di un ristorante in via Lomellina. Accortosi di quanto era accaduto, il titolare ha chiamato la polizia, che giunta sul posto in pochi minuti ha individuato il gruppetto poco lontano dal luogo del misfatto. Gli imbrattatori erano tutti ragazzi minorenni residenti in città. Ma la storia non finisce qui, perché la mattina seguente i giovani si presentano al ristorante e si offrono di ripulire tutto, a patto che il titolare non sporga denuncia. Detto fatto, armati di secchi, spugne e olio di gomito, i writers pentiti hanno iniziato a darsi da fare e alla fine dei lavori, in segno di perdono, il ristoratore ha offerto loro da mangiare e da bere. Quando si dice sbagliando si impara. Eh sì, è un progetto evento che riguarda giovani, minori, stranieri. È stato presentato questa mattina in provincia di Pavia, un progetto molto importante. Circa 900 minori coinvolti, per un totale di 577 famiglie, sono alcuni dei numeri del progetto Accoglienza ed Integrazione dei Minori Stranieri, finanziato dal Ministero dell'Interno e realizzato grazie alla collaborazione di numerosi enti attivi in provincia di Pavia. Un'iniziativa che ha consentito a tantissimi minori stranieri di età compresa tra gli 11 e i 17 anni di inserirsi nella scuola scegliendo il proprio percorso, abbassando quindi il numero di episodi di dispersione, fenomeno quest'ultimo analizzato attraverso un'indagine condotta da Piazza Italia in collaborazione con l'Università di Pavia. Il report sarà messo a disposizione, sarà patrimonio di tutti. Ci auguriamo che possa essere un contributo sul quale riflettere, anche perché il tasso di dispersione scolastico all'interno della provincia di Pavia è sicuramente
molto significativo. Una mappatura che ha consentito alla provincia di Pavia, all'interno del più ampio progetto coordinato dalle ACLI, di raggiungere 410 studenti stranieri presenti sul territorio, 133 iscritti a scuole secondarie di primo grado e 277 del biennio della scuola secondaria di secondo. Questo per quanto riguarda un'azione specifica della provincia, che però va ascritta a tutto il lavoro che il progetto ha condotto sui minori stranieri con il target 11-17, quindi un target esposto alla fragilità di un'integrazione in cui i problemi, quelli rilevati da noi, ma quelli attivati attraverso anche azioni, laboratori, interventi che sono stati fatti, hanno sottolineato la necessità di continuare a perseguire queste azioni di lavoro sul progetto. Guardate le prossime immagini che ci portano a Vigevano, riguardo una segnalazione che sta girando in queste ore sul social network Facebook, è la situazione del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale a Vigevano che questa mattina versava appunto in queste condizioni. Sappiamo che il maltempo oggi ha colpito diverse province del nord Italia. Ebbene, questa è la curiosa segnalazione, lo ripetiamo, che ci porta a Vigevano. Il parcheggio sotterraneo di un centro commerciale allagato, e guardate le immagini davvero curiose girate da questo cittadino nelle scorse ore. E noi chiudiamo andando a Castelnuovetto con una sagra che anche quest'anno ha riscosso un grande successo. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesca Strinchi, ho 18 anni, frequento l'Istituto Tecnico Agrario Bonfantini di Novara e il mio sogno nel cassetto è quello di diventare un'enologa. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandra Graziani e vengo da Abbiategrasso. Frequento una scuola professionale di estetica, però il mio sogno nel cassetto sarebbe fare la modella. Buonasera a tutti, mi chiamo Vera Viganò, ho 16 anni, vivo a Vigevano e vorrei diventare un avvocato. Voglio trovare un senso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Buonasera a tutti, mi chiamo Antonello e nel mio sogno nel cassetto è diventare... Vamos a la playa, oh, oh, you see we go.
Siamo a Castelnuovetto alla seconda festa della patata e siamo qui con Miss Patatina 2014, vero Viganò? Buonasera a tutti, è stata una serata bellissima, non me l'aspettavo di vincere e c'erano tantissime bellissime ragazze. E noi ci fermiamo per due minuti.